Salve popolo di YouTube, bentornati sul canale Shion. Questo è sempre il commento critico a Full Trotter fatto assieme a Cristiano Newpick. Ciao Cristiano. In nome dell'epic e della continuity vi saluto. Non so, mi sto preparando un saluto anch'io, facciamo delle prove così. Sì, sì, no, visto che lo posso dire. È una mia posa che devo fare per, insomma, per introdurre i video, perché insomma è più facile così. Sì. Se vuoi fartela in culo anche tu, fatela. Sto facendo delle prove. Avevamo lasciato Ben in una situazione un pochino sanguinolenta. Aveva fatto un incidente bestiale, adesso è qui tutto sanguinante, privo di sensi, che ricorda varie frasi che gli sono state dette nella prima parte. E abbiamo questo personaggio strano che dopo magari faremo sentire un pochettino meglio, perché meriterebbe, insomma, ha un doppiaggio che meriterebbe di far sentire, che lo raccoglie. Sì, la giornalista, adesso poi lo spiegheremo. E qui si presenta anche il personaggio femminile, la coprotagonista forse del gioco, in qualche modo. Sì, sì, coprotagonista, un personaggio molto importante che è Maureen. Alla fine non ce ne sono tanti di personaggi in sto gioco, alla fine. Sì, Maureen è un personaggio secondo me interessante, perché comunque in qualche modo ha delle analogie con Mercedes di Grim Fandango, perché entrambe sono un po' ambigue, sono delle donne comunque pericolose che hanno un qualche mistero che non si capisce bene. Beh, adesso Mercedes pericolosa, non so se... Sì, dai, è pericolosa in quanto un po' femme fatale, capito? In quel senso lì, diciamo. E sì. Maureen, per esempio, è un personaggio che non si riesce bene a capire dove vuole andare a parare, no? Per esempio, noi in questo momento nel gioco non sappiamo né che è parte della gang dei Vulture, né che è la figlia di Malcolm, no? Di Malcolm Corley. Sì, insomma, diversi segreti, insomma, chiave che verranno svelati dopo. Però a me piace vedere anche Maureen un po' come una sorta di Elaine di Monkey Island alla fine, perché è questo personaggio che sembra, alla prima occhiata può sembrare la solita damsel in distress, insomma, la solita principessa, in realtà è una persona abbastanza, è un personaggio abbastanza forte che riesce a difendersi da solo, anzi in questo gioco vedremo che ha una certa indipendenza rispetto al protagonista, quindi è una sorta di donna forte, ecco, diciamo. Che non è molto usuale nel mondo dei videogiochi. No, ma infatti è costruito molto, molto bene come personaggio Maureen, e comunque Schaefer ha fatto anche un buon lavoro in Grim Fandango da questo punto di vista. Qui se in qualche primo piano si può notare per esempio uno degli indizi sul suo diciamo, sulla sua appartenenza alla gang, infatti si vede il tatuaggio che è il logo dei Vulture, ma si intravede soltanto. Noi a questo punto nel gioco non sappiamo come è fatto il logo dei Vulture, per cui sì, non sappiamo neanche chi sono i Vulture in realtà, esatto. Che viene spiegato dopo. Comunque adesso si sta offrendo di riparare la moto di Ben. Ci sta spiegando che ha bisogno di dei classici tre oggetti da recuperare. Qui si prende un pochino fiato, nel gioco è una sezione un po' più classica in qualche modo, e si può vedere anche meglio l'ambiente di gioco, comunque l'universo. Effetti qui Ben ha fatto proprio adesso dell'ironia sul fatto che deve cercare proprio tre oggetti, no? Che è un classico. Un classico anche lucasiano, no? Comunque sì, infatti, no, beh, per poi vabbè, è un trucco classico delle avventure, questo della ricerca degli oggetti per proseguire. Comunque ricordiamo che lui deve recuperare una cosa che a me poi alla fine faceva ridere, poi spiego perché: una saldatrice, un altro pezzo della moto e del carburante. Adesso poi vediamo poi come li recupera in maniera, secondo me, anche molto spiritosa alla fine, poi il recupero di questi oggetti. sì, sono... in effetti sia l'ambiente di gioco sia la necessità di cercare il carburante forse un po' ricorda anche quelle atmosfere di Mad Max 2, non so se ricordi della serie, che in parte si è ispirato l'autore per questo gioco.
Poi vediamo anche una foto sulla destra che io credo che fra poco dovrebbe anche osservarla. Sì, osservarla infatti. Ricordiamo Andrea Pannocchia, lo ringraziamo sempre per questi video. Noi stiamo contando un video, non stiamo giocando, ma stiamo semplicemente contando un video di Andrea Pannocchia. Sì, lo ringraziamo. Sta pubblicando in questi giorni, mi sembra. Sì, sì, sta proprio anche pubblicando questo let's play su quale stiamo commentando. Adesso io penso proprio che lui andrà a vedere la foto perché parte una parte abbastanza importante, anche perché poi torna più avanti nel gioco, no? Sì. In effetti tu hai detto che somigliava un pochino a Elaine Morin, e sì. Sicuramente somiglia alla voce perché è la stessa doppiatrice. Sì, quello sicuro. Si chiama Grazia Verasane, ho visto adesso. Ma sai che forse addirittura a Mercedes assomiglia. Ecco la foto, questa è Maureen da piccola con lo zio a questo ranch. Più avanti arriveremo a questo ranch. Guarda il dettaglio dell'unghia di Ben. Si sporca, sono sempre visto. Piccoli dettagli, sì. Sì, anche io quando ci giocavo l'avevo notato, infatti mi piaceva molto questa cosa. Sì, infatti qui, questo è un altro diciamo, preparazione per il background, cioè un altro indizio su quello che avverrà. Ecco, magari adesso lasciamo un attimo sentire un attimo come parla questa tizia. Sì. Adesso quando. Perché mi piacerebbe far sentire questo doppiaggio italiano. Sì, ma non ti preoccupare. Non lo cercavo. Stavo solo cercando un servizio fotografico. Nicole Collard, questa. Sì, ecco, praticamente ricordo un po' Nicole Collard. Non mi ricordo mai se. Aspetta, ho un vuoto, perché in questo momento è una cosa gravissima. Non mi ricordo se. Broken Sword è uscito dopo questo, no? Ah, questa è una bella domanda. Sì, successivo mi sembra. Non so esattamente di quanto, ma è successivo. Davvero? Però sì, comunque sì, c'è questa giornalista con l'accento francese, un po' ridicolo così in italiano. In originale era un accento un pochettino più, almeno a quello che mi sembrava a me, un pochettino più normale, insomma. Sì, non così, ma infatti c'era questo problema, è stata fatta questa scelta di fare un doppiaggio, ma questa c'ha un accento francese, ma per il resto per alcuni personaggi macchietta si è preferito fare addirittura un doppiaggio sulle cadenze, sulle cadenze italiane, sui dialetti italiani, che è una scelta che sì, come un po' come viene fatto con i Simpson, per esempio, no? Sì, cioè, ma anche proprio, con Sam & Max era già stato fatto questa cosa in italiano. Io ti dirò, a me non piace molto come scelta, perché però la capisco, perché qui ci sono probabilmente cadenze degli stati americani in cui ci si trova, e quindi sì, c'è bisogno un pochino di così di fare per coerenza un adattamento. Però sì, non si può sentire un poliziotto napoletano in America, cioè questo diciamo che ha senso in un contesto molto un po' demenziale come può essere Sam & Max, ma un po' meno in un contesto semiserio come questo. È vero, sono d'accordo, perché per esempio in Sam & Max era divertente che Conroy Bampos parlasse in siciliano, perché sì, quello era molto l'atteggiamento mafioso. Però sì, in effetti qui, che è proprio molto molto americano, e non è demenziale, cioè non è comunque più che altro umoristico. Ecco, scusa se ti interrompo, ma questa inquadratura mi piace un casino. Adesso arriviamo in questa casa di sto tizio, che penso sia l'unico personaggio che c'è nel circondario, e sta saldando qualcosa, quindi c'è un leggero sospetto che sia lui quello che abbia rubato, sì, ma giusto leggero, che abbia rubato la saldatrice di Maureen. Qui c'è anche un lavoro sul suono, per esempio i passi di Ben si sentono in modo diverso rispetto al terreno che sta calpestando. Sì, c'è là fuori. C'è un altro esempio di cutscene, ecco. Non molto gradevole sto tizio, infatti all'inizio devi fare. Ah no, qui non perde tempo, io ci stavo 2 ore a parlare, poi dicevo basta, diamo un bel calcione. Sì, ma infatti qui è possibile sfondare la porta, anche se Todd non è dietro la porta. In quel caso si entra nel posto, ma non si scopre il passaggio segreto. Quindi sì, ecco. È necessario che lui sia lì, così mette KO anche il ciccione. E comunque era interessante anche quel tipo di cutscene che viene proprio che irrompe nella grafica di gioco, come dicevamo nel primo episodio. Lì c'era un altro bel esempio. Sì. Insomma, questo deve aver rubato la saldatrice a Morini. La saldatrice, che c'è un piccolo montacarichi che si sentiva in funzione. Queste bellissime sculture di questo artista. Che
struzzo lì. O qualcosa del genere. Sì, che poi nel manuale c'era anche una descrizione dei personaggi, mi ricordo, dovrei anche avercelo ancora, si parlava di lui come un appassionato di, non so, della ruota della fortuna, tutti questi programmi orrendi, questi dettagli così. Guarda l'espressione, ecco, di Ben in questa immagine. Tutto bello figo, no? Cioè la tipica espressione Lucas Iara, sai, tipo David Tentacolo, guarda, sì, quando sì, quei sorrisi così sprezzanti. Sì, sì, già Guybrush aveva il sorriso, sì, così, sì, quando... E qui abbiamo già recuperato, sì, ci è rimasto male perché lei ha risposto non benissimo. Già, ecco, primo oggetto, andiamo al secondo, qui è la torre del carburante. Ma se non sbaglio nell'inventario non si possono combinare gli oggetti fra loro, vero? Mi sa di sì, sì, è vero. Qui c'è un po' una bastardata, perché Ben sì, butta fuori, butta via il lucchetto, dice, scusa, mi ci serve, no, Qui mi sembra che nel video non si vede quando Ben fallisce, ma direttamente ci azzecca. Questo è stato un enigma che a me ha bloccato per un bel po' di tempo. Sì, sì, non era facile. Perché... Nei giochi della LucasArts tutto quanto è segnalato, tutte le cose utili sono hotspot. In questo caso no, perché non si capisce che questa sorta di, non so, di che cos'è, un paravento, una cosa. Sì, quel coso, devi andarci dietro, ci clicchi sopra, ci vai dietro, non si capisce. Non è segnalato, quindi io non l'ho mai provato quella cosa, l'ho capito proprio così all'improvviso. Sì, no, ma era carino anche. Sì, ma era carino anche arrivare, tentare magari di salire, vedere sti coglioni che arrivavano. Gli sparavano addosso. Sì, sparavano addosso senza dire niente, cioè proprio così, in maniera. Sì, erano un po' belligeranti, grilletto facile. E quindi, nonostante l'hotspot non era segnalato, qui effettivamente bisognava nascondersi dietro. Ed era un po' così, un po' atipico per i giochi della Lucas. Ecco, questo sentiamo è il logo del mio sito, questo. Sì. Sentiamo un attimo come parlano. Deve essersi nascosto sulla torre. L'abbiamo in pugno! Abbiamo appena sentito anche la voce di Manny Calavera, uno dei due poliziotti. Sì, ma l'abbiamo in pugno. Fra l'altro si sente chiarissimamente che non è veramente napoletano, perché l'accento è sbagliato, quindi... Sì, l'accento è sbagliatissimo. Qui invece di prendere il carburante dalla torre, lo prendiamo da loro. Sì, è una bella trovata, Bella trovata anche questa, quindi. Sì, perché c'è una torre enorme proprio. Sì, infatti. Io ci passai la notte per capire che per prendere la benzina dovevo... usare la bocca sul tubo, cosa che lui fa adesso, invece ho messo una notte intera per capire. No, ma fra l'altro è un pochino scorretto, perché è l'unico momento nel gioco in cui si usa la bocca non per parlare, però vabbè. Sì. Poi mi faceva ridere come scappa lui, così che perde tipo 3 litri di carburante. Esatto, correndo in quel modo lì. Totò. Sì. Va bene, questi adesso ne vanno. Ha recuperato anche il secondo oggetto qui. Chiamano in forza. A me piaceva tantissimo questa ambientazione notturna, così sperduta nel nulla. Sì, un po' fangosa. Sì. In qualche modo post-apocalittica, no? Appunto, cioè sì, questa specie sì, di... Ecco, con quella sua solita espressione. No, mi fa morire. L'hai preso alla torre? L'ho preso alla torre, beh, non esattamente. Le forcelle, che in inglese si chiama fork, non capivo mai cosa cavolo fosse sto fork. Sì, che c'è una forchetta invece. Che forchetta. Era... Sì, poi parliamo anche di questa cosa della versione inglese, perché anche io ho giocato il gioco per le prime volte nella versione inglese. Qui c'era una cosa sulla musica che volevi dire? Sì, innanzitutto qui è un enigma simile a quello lì che hai detto della benzina, perché uno crede che bisogna entrare qui. Sì, sono tutti enigmi abbastanza inusuali. Cioè, cioè fai le cose, non dico in maniera logica, ma in maniera così un po' opposta. Invece bisogna bloccare la saracinesca per poter salire. Per andare su. Ecco, questa musica che si ascolta adesso. Ricordo benissimo. È un pochino è diversa dal solito mood del gioco, è un po' semi-maxiana, se vogliamo, no? Sì. Comunque l'autore delle musiche del gioco è Peter McConnell, che fra l'altro ha lavorato anche in altri giochi di Tim Schafer successivamente, come Grim Fandango e Psychonauts Brutal Legend, e tuttora lavora alla Double Fine con Tim Schafer. Comunque l'autore è molto molto eclettico, cioè passa dal jazz allo swing di Sam & Max, che non ha musicato unicamente lui, ha collaborato, sì, a questo un po' rock di Full Throttle, al jazz, sì, al blues di Grim Fandango, quelle ambientazioni, quei suoni puri sudamericani di Grim Fandango. Sì.
guarda questo lui, cane. Questo cane rabbioso, satanico. No, fra l'altro si butta pezzi di macchine, cioè lui se le mangia proprio le macchine. Ma comunque qui, ecco, lui ha saltato, Pannocchio ha saltato una cosa, cioè qui poteva andare tipo a uno di quelle masse, di quei massi di rifiuti e trovare il cane direttamente lì. Invece lui è andato, ha preferito andare dalle macchine a trovarlo, che Giro non trovava già. Sì, in realtà c'è anche questa cosa che... Anche questo enigma mi fece restare, perché io cercavo di ucciderlo il cane, cioè usavo la pressa per cercare di schiacciarlo con un'altra macchina, invece no, bisogna solo sollevarlo. Un appetito bastardo. Ok, qui si sale lassù. Mi faceva molto ridere che quando abbaia il cane tira fuori i pezzi di auto, cioè che proprio lascia immaginare che lui se l'è proprio ingoiato. Purtroppo non ci ha fatto vedere il pezzo dove salta fuori dalla montagna di rifiuti, che era molto bello, infatti, un po' horror. Ah, sì, sì, è vero, perché le forcelle in effetti stanno nella prima schermata. Sì. E qui devi mettere su la cosa. Io prendevo un'altra macchina e provavo a schiacciarlo. Invece no, bisogna solo basta alzare la macchina, sì, è finito lì. Guarda come si ribella il cane poi. No, poi è bello che c'è una finezza, adesso quando lui esce, là in alto a destra, ecco, là in alto, lì a sinistra si vede la macchina che si muove lì appesa, che è una finezza. È un momento così bellissimo. Sì, sì, infatti. Sì. Poi è bellissimo questo scenario visto così dall'alto, no? Mm-hmm. Questa panoramica. C'è anche una bella un'illuminazione abbastanza particolare, no? Sì. Qui è tutto molto spoglio nel gioco, cioè veramente poche persone, poche. Continua a ribellarsi, senti il suono. Sì. E poi qui c'è anche una cosa carina quando Ben tipo tenta di prendere, non so, delle macchine, cioè di interagire con le macchine. Dice: no, queste sono automobili, io non le tocco, io tocco solo motociclette. Insomma, queste cose. Sì. Che poi diciamo nell'universo di Full Throttle esistono queste auto con elevatori a cuscino d'aria, penso che li chiami, che praticamente li sollevano un po' dalla strada. No, attraverso dei sensori posti al centro delle strade. Sono degli overcraft praticamente. Sì. Quindi le moto sono fra le poche cose che vengono utilizzate ancora con le ruote, no? Sì, sono un baluardo della... Così, guarda, no, ma guarda la faccia di Ben, scusami, guarda, pure il sopracciglio. Che ammicca. Dove l'hai trovata? Visto, qui c'è la battuta che in italiano si perde perché lui dice il fork, cioè la forchetta vicino a invece la forcella, insomma, non si rende bene. Qui adesso siamo verso la fine anche del nostro episodio, perché adesso salta fuori la macchina. Morin, scusate, qui la moto. Ha inserito all'interno della moto di Ben il turbo, che è appannaggio, una tecnologia utilizzata appunto dai Vulture, quindi questo è l'ennesimo indizio che lei fa parte della gang, no? Dovrei scontrarmi tutti i giorni. Ha usato quel turbo che poi però saboterà subito dopo nel gioco. Sì, vabbè. Non avremo modo di usarlo. Acceleratore classe distruttrice a combustibile solido. Parli sul serio? Sì. Ma vedi, solo i Vulture lo dice. Beh, i miei contatti, poi in realtà poi si scopre che lei è un tipo anche, mi sembra anche il capo dei Vulture, forse, se non ricordo male. No, forse è soltanto un membro. Forse è Suzy il capo dei Vulture. Ah, sì, è vero, Suzy l'altra volta. Qui c'è anche un bel lavoro sulle inquadrature, che vengono sottolineate le battute più importanti del piano. Qui invece si vede quello che non si era visto prima nella scena italiana, lì dalle fiamme, dai tubi di scappamento. E brucia tutto, insomma. Sì. Bene. Adesso poi continuiamo. Bene, Paolo YouTube, questo è stato il nostro commento del... Questo è stato il nostro secondo episodio, quindi io vi consiglio di seguirci anche per i prossimi episodi, anche di seguire il Cavaliere Caffè, che fra poco uscirà con un nuovo episodio, anche quello. Io vi ringrazio a tutti quelli che ci hanno ascoltato, vi diamo l'appuntamento per il prossimo episodio e registreremo la prossima volta, penso. Intanto facciamo presto, va bene? Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.